Un incontro organizzato dal comune di Casale in Contrada con i sindaci non solo abruzzesi che hanno nei loro territori il patrimonio delle case di terra, peculiarità da salvaguardare e da tutelare, di questo si è discusso l'architetto Gianfranco È Conti. una tappa importante perché è un po' una lotta contro il tempo. Questo è un patrimonio che è stato catalogato dalla Regione Abruzzo nel 1999, sono passati più di 20 anni, erano 800 le case di terra, sono 44 i comuni interessati da questa presenza, chi in maniera residuale, chi in maniera più massiccia. Ora si tratta, di capire, dopo 20 anni, a che punto siamo con questo patrimonio e se questo patrimonio può rientrare in un ciclo economico, non soltanto turistico, residenziale, ambientale, perché sono delle vere e proprie sentinelle sulla qualità del nostro ambiente. Tra l'altro, in un territorio sismico come il nostro c'è una peculiarità importante. Sì, queste case hanno proprio come elemento costitutivo dei presidi antisismici che le fanno compatibili con questo territorio. Il contadino dei primi del Novecento, probabilmente sulla scorta di quello che era stato il terremoto di Avezzano, di Messina e così via, a un certo momento ha assunto una caratteristica basilare, adottare i muri a scarpa, quindi costruzioni piramidali per meglio rispondere alle sollecitazioni distruttive del terremoto. Non a caso la presenza del professor Pietro Gargiulo, presidente del corso di laurea in turismo sostenibile attivato proprio quest'anno all'Università di Teramo. Esattamente, l'Abruzzo è ricca di patrimoni storici, culturali, architettonici e la nostra idea attraverso questo corso di studio è di mettere la regione, le province, i comuni nelle condizioni di avere personale formato sul turismo sostenibile in grado di promuovere adeguatamente questa ricchezza.